Ciao Gioacchino, siamo con Gioacchino La Vecchia, fondatore di Crowd Engineering. Ciao Nicola, ciao a tutti. Allora, startup interessante per tanti motivi, perché è una startup che fa B2B e quindi è interessante entrare nelle dinamiche di una startup che si rivolge al mercato business invece che al mercato consumer, come spesso accade quando ci occupiamo di startup internet. Interessante perché sta lavorando su un mercato internazionale, perché è stata finanziata in particolar modo da Quantica, oggi fondo Principia, quindi oggi ha cambiato nome Quantica. Quindi insomma ci sono molte cose che mi piacerebbe affrontare come argomento con Gioacchino, ma come al solito noi partiamo da chi è Gioacchino La Vecchia e da dove viene Gioacchino La Vecchia, cioè come è arrivato a decidere di fare l'imprenditore invece di avere il suo bravo posto in un'azienda, che so, di system integration, in una telco, insomma, a fare il consulente, e come è arrivato a Crowd Engineering, che cosa sta facendo con Crowd Engineering. Sì, storia un po' lunghetta, visto che gli anni avanzano, però cioè, devo dire che non ho neanche tante scuse, perché non solo no, ho deciso di rifare l'imprenditore, perché l'avevo fatto tanti anni fa, ma l'ho fatto appunto dopo aver fatto tanti anni di consulenza e tanti anni di management in grandi aziende. Quindi ho deciso di complicarmi la vita in maniera autonoma e consapevole. Beh, ovviamente cosa succede? Intanto il fatto della prima esperienza dell'imprenditoria è un qualcosa che si è fatta sentire come bisogno, da esperienza da ripetere nel prosieguo, perché chiaramente lavorando a contatto con ambienti molto stimolanti, come possono essere quelli delle grandi aziende telco, high technology, internet, italiane ed estere, sia nel mio passato in consulenza con Accenture, sia nel mio passato in azienda con H3G, l'operatore telefonico 3, si viene a contatto di tutta una serie di temi per cui ognuno giornalmente si dice: ma guarda un po' questa cosa qui, come potrebbe essere sviluppata, ci potrebbe essere un business dietro. Insomma, si trovano tutta una serie di spunti per cui uno può anche pensare che c'è un lato del business che ancora nessuno ha approcciato. Così è successo a me e ai miei soci all'inizio della storia di Crowd Engineering, e abbiamo individuato l'angolo che forse era rimasto ancora oscuro nella mappa dei business delle altre Tu sei ingegnere? aziende. Io sono informatico. Sei informatico, laureato? Lavorato a Pisa con Scienze dell'Informazione, prima ancora che si chiamasse Informatica. Ok, poi dopo di questo quindi hai fatto le tue esperienze di lavoro, diciamo, classiche, lavorando appunto, metto in Accenture, una grande azienda, a un certo punto decidi di fare Crowd Engineering. Come... Giustamente, Crowd Engineering nasce dalla tua esperienza di lavoro, quindi, come dire, è un'idea che non è che a un certo punto si accende una lampadina, ma insomma, che mappa in qualche modo un bisogno reale. Come si fa il passaggio dall'attività lavorativa in azienda all'attività imprenditoriale? Cioè, come avviene materialmente? A che punto uno dice, vabbè, queste sono le lettere di dimissione, le consegni al personale e cominci la tua nuova avventura? Ma sì, infatti il discorso sicuramente si passa da un forte esame della di coscienza, perché passare da un ambiente, soprattutto dopo anni di carriera, in cui tutto è scontato, tutto è automatico e tutto viene servito praticamente su un piatto d'argento, bisogna capire quanto si resisterà in un ambiente in cui invece tutto, no, nulla è scontato e tutto deve essere fatto, e praticamente si deve pensare a qualunque aspetto anche della normale operatività. E a una situazione in cui ovviamente il business, soprattutto, non è un business che viene portato in azienda da delle strutture consolidate, ma è un business che deve essere sviluppato giorno per giorno e sul quale qualunque momento di pausa è un momento di allentamento della spinta commerciale dell'azienda. Fatto questo, come dire,
esame di coscienza, a quel punto si può andare effettivamente a garantire una serietà, una continuità anche a chi poi dopo decide di investire nell'iniziativa, senza il pericolo che dopo qualche periodo, dopo qualche mese, uno dice: sai che c'è, torno in azienda e faccio il ritorno a una vita magari meno allettante, meno stimolante, ma magari molto più tranquilla e magari soprattutto molto ben pagata rispetto a quelli che sono i primi anni di azienda, di startup. E poi invece tecnicamente è semplice, insomma, perché fare un presentare delle dimissioni, fare un buon passaggio di consegna in maniera tale da non, come dire, mettere in difficoltà le aziende con cui si è lavorato, insomma, sono delle cose poi sono alla portata di chiunque, bisogna farle con correttezza, mantenendo dei buoni rapporti, insomma. Io ci ho messo dalla decisione all'uscita, sono stati quasi 6 mesi, nel senso che ho cominciato a dare indicazioni 6 mesi prima, con un ristretto numero di persone, e poi sono uscito poi formalmente un mese, con un mese poi, di preavviso rispetto a tutte le strutture societarie, però è stata una cosa gestita col personale, in maniera tale effettivamente da soprattutto non mettere in difficoltà le persone con cui si è lavorato bene fino al giorno prima. Tu cosa facevi in H3G? Era Fatto H3G tanti la tua? ruoli, sono entrato, sì, l'ultima azienda era H3G, io sono entrato come chief architect, quindi capo delle architetture, poi ho preso delle responsabilità anche di IT, come sviluppi, architettura e infrastruttura, quindi insomma era quello che gestiva un po' tutta la crescita tecnologica dell'azienda. Quando sono uscito, sommavo un bel po' di responsabilità perché ero responsabile delle architetture end-to-end, quindi oltre all'IT avevo anche le architetture di rete, avevo la responsabilità della sicurezza, della ricerca e innovazione e dello sviluppo dell'MVNO, quindi dell'operatore virtuale che Tre ha lanciato con vari contratti, cioè c'era Fastweb per esempio, Mobile era l'ultimo che avevo lanciato prima di uscire. Quindi hanno sostituito con 10 persone alla fine. Ma no, io sono lavorato nella fase di startup, guarda caso, in H3G, nel senso quando effettivamente, io mi ricordo quando sono entrato, gli ordini che tutti i sistemi processavano mi pare che arrivavano a circa 200, 200 l'ora massimo, non chilometri, ma 200 ordini, mentre poi alla prima campagna di Natale, in 9 mesi, siamo dovuti arrivare a decine di migliaia l'ora, cioè quella che una grande azienda telefonica si aspetta. Quindi lì è stato veramente uno startup e sono stati 1 anno e mezzo di una vita non molto diversa da quella che ho vissuto in Cloud Engineering all'inizio, dal punto di vista di carichi di lavoro e di pressione, sicuramente in una struttura con centinaia di persone invece di poche unità. E tu hai dei soci, immagino, cioè hai dei co-founder in Cloud Engineering? Sì, siamo due come gruppo, come composizione societaria, sono due soci, io e Massimo Piccioni. È una persona che ha avuto una storia abbastanza simile, ha fatto Accenture, ha fatto l'ultima azienda in cui era Holidata, quindi anche lui con responsabilità alte, soprattutto nel lato tecnico, lui è l'anima tecnica di Cloud Engineering. E poi ci sono due fondi, non solo Quantica col fondo Principia, ma c'è anche il fondo che fa capo poi alla dpixel di Gianluca Dettori, insomma, conosciuto nell'ambiente, che è stato anche il fondo che ha investito nel seed. E noi abbiamo fatto prima un'operazione di seed e poi c'è stata un'operazione di round A, quindi Series A di Venture Capital, che poi è stata sottoscritta sia dal fondo di cui dpixel Advisor, sia da Principia 2 dell'ex Quantica, visto che ha Ci cambiato nome. arriviamo piano piano. Allora, passaggio di consegna, cominciate a lavorare su Cloud Engineering, tu e il tuo socio. Cioè, a un certo punto entrambi cominciate a lavorare full time su questa cosa?
Corretto, beh, ovviamente il progetto Creato Engineering nasce nel 2005, fine 2005, quindi molto prima dell'esistenza della società. Quindi da bravi start-upper ci toglievamo la cravatta alle 8, molto probabilmente alle 10 di sera, e cominciavamo ad andare nel nostro garage, che era molto più virtuale, visto che ai tempi che adesso esiste Skype, esistono altri strumenti, e quindi ci mettevamo in video audio conference, cominciavamo a lavorare nottetempo, e questo fatto anche, eravamo un gruppo un po' più nutrito di persone che collaboravano. Poi alla fine, dopo un po' di discussioni, un po' di lavoro comune, sono emersi poi i founder veri e propri di Cloud Engineering. Nel 2006, fine 2006, decidiamo che questa qui è qualcosa di interessante, di molto, come dire, promettente, e andiamo a fare la prova del fuoco. Ci prendiamo una settimana di ferie a testa, eravamo tre a quei tempi, e siamo andati negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, con appuntamenti con, mi pare, cinque tra i più grandi fondi di venture capital, soltanto con un'idea, proprio in maniera molto aperta. Mi ha detto: "No, abbiamo un'idea, ne vorremmo discutere." Feedback fu fortissimo, nel senso che ci hanno confermato tre di questi che la cosa era interessante, ma uno dei tre ci ha detto che questa cosa qui era, che la nostra idea era qualcosa di esplosivo, che loro avevano in roadmap nei 10 anni successivi. Cioè, per loro era nel loro radar questa operazione, il fatto che questo business sarebbe esploso era una loro previsione. Quindi siamo tornati con un'idea molto più chiara. La cosa che abbiamo subito discusso è: benissimo, abbiamo una buona idea, questa idea è originale, quindi patentiamola. E abbiamo cominciato di tasca nostra, nel corso del 2007, a presentare il cosiddetto provisional patent, che è praticamente una deposizione di un'idea su cui ci si riserva nel giro di un anno di presentare un patent formale, quindi un brevetto all'italiana, e l'abbiamo fatto col patent office americano. Quindi già abbiamo subito messo, come dire, tutti i tasselli per andare a proteggere qualcosa su cui stavamo pensando. 2007 è stato l'anno dei prototipi, dei mock-up. Abbiamo molto lavorato sul disegno, quindi non ci siamo messi a fare codice, non ci siamo messi a fare sistemi immediatamente. Nel fine 2007 eravamo soddisfatti, nel 2008 abbiamo cominciato a ragionare che eravamo vicini a un qualcosa che potesse essere effettivamente un embrione di azienda. Un elemento fondamentale è stato anche quella della scelta del tempo, nel senso che ci siamo chiesti molto, in maniera molto critica, se era il tempo giusto per partire su quel business o se eravamo un tantino troppo avanti. Questo è stato il motivo per cui abbiamo fatto passare l'intero 2008, e solo a fine 2008 abbiamo fatto nascere Crowd Engineering. Molto interessante. E, in questo periodo, scusami, invece, quindi tutta questa fase ovviamente avete investito voi, diciamo, le vostre risorse diciamo, mettere a punto bene l'idea imprenditoriale. Quando è che avete cominciato a mettere le mani sul codice? Sul codice vero e proprio abbiamo cominciato nel 2008. Ok, quindi a quel Quindi noi. punto eravate sempre Sì. voi founder, diciamo, a Sì. occuparvi materialmente della cosa, oppure avete... Eravamo tre founder, quindi tre che stavano portando avanti l'idea, più un paio di collaboratori che ci hanno aiutato a dare forma, a creare il mock-up. Noi abbiamo fatto due cose: abbiamo lavorato sul core, quindi sulla parte centrale della tecnologia, in maniera, un approccio molto scientifico, quindi con una prospettiva di utilizzo già in ambito industriale, quindi non qualcosa da poi buttare e rifare. Mentre abbiamo lavorato in maniera molto più ad alto livello, quindi soltanto in modalità demo, dimostrazione, su quello invece che era le componenti poi che facevamo vedere agli interlocutori con cui parlavamo, in maniera tale da costruire una tecnologia molto solida
nel frattempo invece essere molto più agili nel presentarla e nel creare invece delle dimostrazioni per investitori, per aziende, per tutti quelli con cui ne abbiamo cominciato a parlare. Quando siamo arrivati a fine 2008, cioè nel senso che con le dimissioni in mano, avevamo la versione 1.0 della tecnologia core solida, cioè già con un buon livello di maturità, e il resto delle componenti invece ancora da far diventare prodotto, non era ancora un prodotto. A questo punto facciamo un approfondimento su che cosa fa Crowd Engineering, nel senso che ormai siamo arrivati e abbiamo il prodotto in mano, quindi parliamo di che cose, di Certo. cosa fate. Sì, l'idea fin dall'inizio, diciamo che è stata solo evoluta, non è mai cambiata, cioè fino ad adesso non abbiamo mai fatto un cambio di direzione, era quello di sfruttare quello che noi abbiamo battezzato per primi l'enterprise crowdsourcing. Crowdsourcing significa collaborazione su internet per fare dei progetti insieme, però crowd più sourcing significa è la composizione della crowd come folla, come comunità internet e sourcing come outsourcing. Quindi in effetti quello che si pone l'outsourcing come obiettivo è quello di far effettuare, cioè di far svolgere delle attività delle persone qualunque in giro per internet, ma con queste attività riuscire effettivamente a rispondere alle esigenze dell'azienda. Attualmente l'azienda, quando dà un processo in outsourcing, praticamente dà le chiavi di casa a un fornitore di servizi che poi si occupa di fare tutta la parte di sviluppo, oppure l'outsourcing potrebbe l'outsourcing del call center. Nel caso nostro, il crowdsourcing invece è far fare questa attività a contributori, a prestatori d'opera occasionali che stanno su internet e che magari hanno un'ora di tempo a disposizione o hanno una giornata, o ultimamente, visto l'andazzo dell'economia, certe volte magari hanno un mese di tempo per lavorare alle attività che vengono svolte tipicamente nei outsourcer e comporre tutti questi contributi in maniera tale da dare delle attività continuative. Quindi, in altri termini, semplificando, è una reale, non tanto alternativa, ma qualcosa che può essere messa insieme al tradizionale outsourcing, per esempio nel customer service, invece di dare il lavoro di rispondere alle problematiche dei clienti soltanto a degli outsourcer che magari poi utilizzano personale che sta da qualche parte del mondo, quindi si occupano loro poi di trovare le persone, ma queste attività si possono dare nel cloud. Questa con la L e non con la R. Nel cloud vuol dire che poi trovo delle persone che sono molto in gamba e sono delle persone che sono in grado di effettuare questa attività con un livello di qualità molto alto, con un prezzo competitivo perché siamo su scala globale e con delle tempistiche soprattutto di sourcing, quindi di ritrovamento delle personalità, delle competenze corrette, drammaticamente veloci. Significa che il problema tipico di un'azienda è oggi ho bisogno di 3 persone, domani 15 e dopodomani 2. Come lo risolvo? Se io attingo a un bacino di utenza sconfinato, non infinito, ma sconfinato, quale quello della forza lavoro mondiale, ecco che riesco a fare delle cose che con i tradizionali strumenti, anche con l'outsourcing più spinto, non riesco a fare facilmente. Immagino che a questo punto inizia innanzitutto un'attività commerciale per andare a vendere la vostra soluzione e convincete qualcuno che siete la soluzione adatta per i suoi problemi. Quindi, come avviene? Avete immagino trovato prima un cliente e poi siete andati a fare ricerca fondi, avete fatto l'incontrario? Cioè, a questo punto, quando si entra nel vivo della società, che cosa succede? Ma allora, tipicamente queste cose qui vanno fatte rigorosamente in parallelo, perché non si sa mai qual è la cosa che scatta prima. Tipicamente l'investitore vuole avere la conferma di un potenziale cliente, se non di un attuale cliente. Il cliente vuole sapere che c'è dietro una solidità nel supportarlo. Certo. Perché, ripeto, essendo nel caso enterprise, se io vado a una grande azienda e gli dico ho una bella idea,
loro dicono benissimo, allora l'idea ci piace, ma tu non sei in grado dal punto di vista di entità di supportarmi, perché cioè, io ho talmente tanti volumi, tante vincoli anche nel dare lavoro a qualcuno, che se tu domani sparisci perché la tua bella idea la lasci in un cassetto e vai a fare altro, mi hai messo nei guai. Quindi è Certo. chiaro che avere le due cose in parallelo garantisce il cliente che sta scommettendo su qualcosa che non è soltanto promettente, ma è solida e quindi può essere qualcosa su cui può contare nei prossimi anni, e l'investitore che quell'idea sia un qualcosa che ha la validazione del mercato. Fantastico. Cominciate. Opla. Pronto? Sì, ci Ah, sono. ok. Ah no, ok, ci sei ancora. Scusami, ho dato una botta, ho perso. Cominciate con lo prendete. Avete preso prima l'investitore o prima il primo cliente? L'investitore. Ok, fantastico. Allora raccontiamo come funziona nel caso di un business B2B e nel caso voi avete avuto un investimento, diciamo, abbastanza piuttosto robusto. Insomma, dunque, avete fatto prima un seed con Dettori, mi hai detto, quindi Sì. immagino qualcosa che abbia fondamentalmente fatto da bridge verso qualcosa di più importante, no? Verso il rapporto con Quantica. Perché Quantica investe tipicamente, diciamo, non fa proprio la prima fase di seed, no? Diciamo, fa più un round A, no? E poi siete arrivati su Quantica. Quindi rapporto di due diligence con Gianluca. Innanzitutto, come conoscevi Gianluca Dettori? Gianluca lo conoscevo da due precedenti vite, cioè dalla mia prima vita imprenditoriale, perché avevamo lanciato con alcuni amici dell'Università di Pisa. Una prima azienda che esiste tuttora e che aveva fatto il primo internet appliance, quindi la soluzione all inclusive per internet. E siccome San aveva fatto Netra e noi l'abbiamo fatto una cosa simile, che poi abbiamo loro nel frattempo ha lanciato il brand Netra, noi l'abbiamo fatto su Pentium ai tempi, l'abbiamo chiamato Petra. E ai tempi Gianluca era il direttore marketing di Italia Online e ci siamo venuti in contatto perché ovviamente lui era molto interessato a questo tipo di soluzione per i suoi clienti. Da quel contatto sono venute fuori tutta una serie di discussioni, tant'è che stavamo facendo per la prima volta, stiamo parlando del, penso 96-97, per la prima volta azienda insieme con Gianluca proprio per lanciare questo tipo di prodotto. Poi di quella cosa non se ne fece nulla per tutta una serie di motivi, però il contatto con Gianluca è rimasto nelle sue migrazioni nelle altre aziende. Quindi ovviamente quando io ho avuto un'idea pazza da finanziare, la persona più adatta per andarla a proporre era Gianluca. Ok, seed con Gianluca, costituzione della società, seed con Gianluca, interlocuzione con Quantica. In che Sì. tempi? Ma allora, noi siamo partiti, discussione con il fondo di Gianluca, è stato a metà 2008 e si è concretizzata a fine 2008. Siamo partiti come azienda inizio 2009 e abbiamo iniziato i rapporti con Quantica nell'ultimo quarto del 2010, quindi dopo Ok. un anno e mezzo. Da quando avevamo concretizzato Prada Engineering. Nel frattempo avete imbarcato i primi clienti, immagino. Sì, siamo arrivati sia con clienti sia con una solida pipeline, quindi discussioni molto avanzate con altri clienti, quindi anche persone che erano molto importanti da passare come riferimenti a chi ha fatto la due diligence di Quantica per dire è vero quello che mi stanno raccontando e soprattutto a parte il feedback che loro mi riportano, è vero che state pensando seriamente di adottare questa tecnologia. Non so se mi puoi dire chi sono questi clienti, se non me lo puoi dire magari mi dici il settore, insomma, vedi un po' tu. Che cosa accade quando poi si diventa operativi, no? Cioè, a questo punto il team deve cominciare, cioè, appunto, proprio perché devi dimostrare quella robustezza al cliente e poi anche perché magari lavori con grandi clienti e questi ti fanno tipicamente perdere molto tempo nella fase magari iniziale di discussione, di progetto, eccetera. No, cosa accade? Si comincia a formare il team, avete cominciato a costruire
Avete cominciato ad assumere le persone, a trovare dei collaboratori, insomma, come vi siete approcciati nel momento in cui siete diventati operativi? Sì, noi abbiamo sempre seguito una politica molto attenta di controllo del cosiddetto burn rate, cioè quanto si brucia dei soldi che ti sono stati dati nel tempo. E abbiamo sempre cercato di avere una pipeline di assunzioni pronta, quindi persone in gamba da tirar dentro, ma da attivare al momento in cui c'è reale bisogno. Questo è un po' un rischio, perché poi c'è magari il problema che al momento in cui ti servono le persone non sono pronte o ci mettono troppo tempo a entrare. Ed è già Certo. successo ovviamente più volte che questa cosa ci ha messo in difficoltà. Però quello che noi abbiamo fatto è che abbiamo il team iniziale per un bel po' di tempo fisso di Crowd Engineering, nonostante col seed già in cassa, era di 3 persone, cioè 2 founder più un collaboratore. E con questo siamo andati avanti per un bel po' di tempo, o magari anche delle collaborazioni a macchia di leopardo, però non team fisso. Quando ci siamo presentati da Quantica la prima volta, già per i trascorsi, cioè per tutti i clienti che avevamo già supportato e per una crescita organica che stavamo ormai portando avanti, eravamo già con un team di 5-6 persone. Questo ovviamente è un qualcosa che era giustificato dal fatto che stavamo supportando dei clienti grossi. Stavamo interagendo con system integrator di scala mondiale, quindi ovviamente sono così, molto time consuming, effettivamente richiedono parecchio tempo di relazione, di collaborazione, e quindi il team da 5 era il minimo che poteva reggere. Però, essendo startup, è molto importante riuscire a dare una produttività alta. Io ricordo che con uno di questi system integrator, con cui ancora non abbiamo fatto nessun tipo di lavoro, ma mi ricordo che a fine 2010, in una riunione, mi disse: interessante perché il lavoro che state facendo, e soprattutto i tempi con cui ci state rispondendo e supportando sullo sviluppo commerciale, sono dei tempi che sono straordinari per le 15 persone che siete. Eravamo 5. Ora non so per quale motivo pensava che fossimo 15, però ho detto che era straordinaria la reazione per 15 persone. Noi con 5 stavamo producendo qualcosa straordinario per 15. Però è ovvio che questo è quello che deve succedere in una startup. Senti, Quantica, quanto è durata la due diligence con Quantica? Cioè, a un certo punto loro dicono, bello, ci piace, vogliamo investire in voi. A questo punto loro immagino il processo tipicamente ci date un'esclusiva, noi ci pensiamo, facciamo una due diligence, come è funzionato? È stato abbastanza veloce, perché se non ricordo male il discorso è iniziato fine settembre, ottobre, e anche se si è poi quantificato, nel senso è stato formalizzato per tutta una serie di lungaggini burocratiche non legate all'operazione in sé, ma a delle necessità anche dei fondi che avevano, che stavano facendo delle operazioni interne a maggio, noi praticamente ci siamo stretti la mano a dicembre. Quindi è durata 3 mesi. Molto sfitti, molto intensi, discussioni. Quello che ci è piaciuto molto è stato anche il livello degli interlocutori, che erano molto preparati e molto anche appassionati, quindi all'idea, non erano dei passacarte, come certe volte succede nel mondo, sia a livello italiano che a livello mondiale, quindi si trovano dovunque. E poi alla fine non era l'unica alternativa che avevamo. Noi avevamo sul tavolo proposte di investimento anche negli Stati Uniti. Una assolutamente non l'abbiamo scartata per motivi di valutazione, quindi anche se effettivamente dietro c'era un gruppo molto forte, però la valutazione non era quella che ci aspettavamo, e un'altra invece è stata una due diligence che non è andata bene, perché succede anche questo, e quindi dopo 2 mesi anche di i forti investimenti dell'investitore per seguirti, poi alla fine c'è qualcosa che non va esattamente come crede. Come Quindi si abbiamo. arriva alla determinazione del valore? Cioè, come ci si accorda? Beh, è una negoziazione. È una negoziazione ed è un qualcosa che deve essere una negoziazione non perché si cerca di tirare da una parte o dall'altra, ma perché si cerca effettivamente di arrivare a un prezzo giusto in cui tutti e due concordano. Perché è chiaro, se io come fondatore mi trovo con nulla in mano, l'azienda non mi Certo. conviene lavorare per un'azienda non mia.
l'investitore non può, deve cercare di dare il massimo profitto, quindi la negoziazione non è tanto cercare di fregare l'altro, ma è cercare di capire effettivamente, di dare un peso specifico e di arrivare a un qualcosa che, su cui tutti si trovano poi pienamente soddisfatti. E è pubblico, no? Quanto avete preso da Quantica, no? Cioè, il funding complessivo è Sì. pubblico, no? Che se non ricordo Sì. male, ed è. Noi l'abbiamo annunciato come qualcosa che era intorno ai 4 milioni di dollari. Ora adesso 4 milioni di dollari è una fluttuazione altissima, però in euro era un qualcosa vicino ai 3 milioni di euro. Ok, ma no, conviene in euro in questo periodo? No, no, conviene in dollari. Adesso in questo momento siamo molto sbilanciati sui dollari. Quando si è su questo mondo globale sì, è difficile, si riescono a fare a prendere delle discrete cantonate se la valuta è nella moneta sbagliata. Il vincolo che vi dà Quantica è che il fondo principio investe al sud, quindi tu stai facendo il tuo headquarter a Catania, Io sto in questo momento nell'Etna Valley invece che nella Silicon Valley. sto videochiamando da Catania, infatti. Sì, Benissimo. ma questa è stata una cosa che era assolutamente in linea con le nostre programmi. Uno perché io essendo siciliano avevo già più volte cercato di dare molto più spinta alla nostra compagine siciliana. Due perché c'è un ambiente molto stimolante e molto anche pieno di talenti che poi purtroppo devono prendere la loro valigetta e andare a Milano, andare a Roma o certe volte provano fortuna all'estero. Però sono anche persone che vogliono, hanno una vita qui e vorrebbero mantenere la vita e non fare l'emigrante. Quindi io sono più contento perché vedo più spesso i miei tutti quelli che conosco in zona e sono contento perché abbiamo messo su un gruppo molto forte con delle competenze e dei talenti che non hanno nulla da invidiare ai famosi americani. E oggi quanti siete? Oggi siamo in tutto il mondo tra commerciali e tecnici, siamo vicini alle 25 persone. Non male. Qua, come li scegli? Cioè, come glielo fai il colloquio ai tuoi collaboratori? Che gli chiedi? Ma le selezioni sono dure nel senso che il talento è sicuramente il primo requisito, ma poi bisogna anche capire quanto sarà la durata della persona, perché lavorare in un'azienda è come questa, come una specie di lotta di sopravvivenza. Noi ovviamente cerchiamo in tutte le maniere di evitare lo stress, evitare il peso che ha il fatto di essere veramente su un treno in corsa, però ovviamente quello che sono quegli accadimenti quotidiani hanno un impatto sulle persone. Quindi spesso e volentieri delle persone sono molto in gamba, ma non hanno la forma mentis per poter lavorare in una startup. Questo non si vede subito perché tutti a loro dire sono in grado, sono assolutamente, anzi, questo che li stimola, questo è quello che ti viene sempre detto al colloquio, però devi riuscire a capire se effettivamente poi questa è una persona che ti scoppia durante il periodo. Ma questo non perché c'è qualcuno che lo frusta assolutamente, anzi, certe volte è addirittura il confronto con gli altri, cioè il fatto di vedere che si finisce magari in un secondo livello, tant'è che molto spesso e volentieri noi cerchiamo appunto di fare questo tipo di gestione anche dei progetti in maniera tale da favorire lo scambio, da fare una crescita insieme, però ovviamente un'azienda che vive di conquiste quotidiane, le conquiste non sono fatte da me, non sono fatte da un socio, non sono fatte dal singolo venditore, sono fatte da un gruppo. E solo questo ci permette di andare avanti insieme. Il gruppo, quindi le persone, tutte le persone sono fondamentali per forza di cose, perché puntiamo su persone che ci permettono di fare quotidianamente il salto di qualità. Beh, dunque, voi mi hai detto siete in tutto il mondo, quindi come siete distribuiti? Catania?
Noi abbiamo sedi di sviluppo, quindi dove vengono fatti i prodotti, sono Catania e Pisa. Poi abbiamo la presenza commerciale negli Stati Uniti, sia sulla costa ovest, in California, dove abbiamo un ufficio a Sunnyvale, che è nella Silicon Valley. Abbiamo persone sulla costa est a New York, sempre commerciali, e invece in Europa la presenza commerciale è diretta, è in Inghilterra, Francia, Spagna e Germania. Sono recenti, stiamo parlando di operazioni che sono state rese possibili appunto dall'aumento di capitale, cioè quando sono arrivati i fondi della Serie A. Questi sono stati messi subito all'opera in maniera tale da creare questo allargamento del mercato, che noi stavamo lavorando su quello italiano e su quello americano, e abbiamo deciso di allargare subito anche a paesi europei molto interessanti e spingere molto di più sul mercato americano. No, è interessante questa cosa che sta andando contemporaneamente su molti mercati. Non è più difficile fatto così? Cioè, oppure voi avete come dire, vi state magari concentrando su un settore, su una industria, e quindi a questo punto vi conviene andare a presidiare più mercati su questa industria? Sì, noi abbiamo fatto un po' da apripista, questo ci è stato sia riconosciuto dagli analisti mondiali, sia anche il fatto che stiamo patentando qualcosa, quindi stiamo mettendo le mani su un brevetto a cui nessun altro ha pensato prima, però questo significa che abbiamo una finestra di opportunità. La finestra di opportunità deve essere colta. Poi in effetti questo mercato è un mercato dove effettivamente la relazione col cliente non è così pesante dal punto di vista del tempo, cioè non andiamo a fare dei progetti custom per cui c'è bisogno di un team di persone e quindi c'è una moltiplicazione delle risorse necessarie. E invece è molto importante riuscire a sensibilizzare tutte quelle che sono le aziende che sono potenzialmente i nostri clienti, perché se loro semplicemente non sanno che noi esistiamo, potrebbero prendere delle scelte, fare delle scelte alternative. Non significa che scelgono qualcuno che fa qualcosa simile alla nostra, ma che cambiano completamente la loro strategia di relazione col cliente, di social CRM o di outsourcing o di outsourcing senza sapere che c'è questa alternativa in campo. E quindi senza considerare il nostra strada. È chiaro che se si arriva su quel cliente il giorno dopo che ha investito su qualcosa che magari è la strada sbagliatissima, è impossibile però che possa tornare indietro, Certo. perché per vari motivi. Uno, perché è un investimento che deve far fruttare, quindi deve per forza continuare su quella strada. Ma quindi Noi, voi, no, sì, scusami, voi scusa. competete più con soluzioni tipo Get Satisfaction o con l'evoluzione di sistemi tipo Siebel e via di seguito? Allora, con sistemi di CRM classici come Siebel e altri andiamo d'amore e d'accordo, nel senso che diamo qualcosa in più che loro per vari motivi non hanno. Quindi noi, per esempio, abbiamo già due integrazioni all'attivo col mondo Siebel più allargato, poi Siebel e PeopleSoft. Con soluzioni come Get Satisfaction, direi che non siamo su un livello diverso. Però già siamo su una di quelle tipiche strade che un'azienda può prendere senza, se non sa che esistiamo noi, potrebbe essere un qualcosa che già ci rallenta o ci può mettere in difficoltà se è già una decisione, presa in termini aziendali. Laddove ci siamo confrontati in partenza, praticamente non c'è stata storia, se poi ovviamente quello che voleva fare l'azienda era quello che facciamo noi e non veniva approssimato dall'approccio di Get Satisfaction, che era un'ottima azienda, però fa una specifica parte del mondo della relazione col cliente, della community. Però se vogliamo avere all'interno del mondo della community il controllo della qualità, una integrazione con i processi aziendali, quindi quello lì è uno strumento da dare al customer service e non al marketing, che vuole soltanto fare un'operazione di facciata, ma si parla con marketing strategico dell'azienda o si parla con la comunicazione strategica o col customer service, allora i requisiti che vengono richiesti sono,
esattamente quelle della fornitura della lista degli ingredienti che noi forniamo già pronta all'uso. Che differenza c'è tra lavorare con i clienti italiani e i clienti in altri paesi? Ma diciamo che un po' la globalizzazione dell'IT e delle strategie di marketing in relazione col cliente fa sì che le differenze non siano alte. Quello che è il fenomeno che succede è che tipicamente c'è il fattore replica o domino nei vari paesi, cioè quello che succede sul mercato francese è diverso da quello italiano semplicemente perché il first mover, cioè l'azienda che fa i primi passi nel campo, poi si trascina tutte le altre. Quindi magari in Italia c'è un approccio in relazione col cliente che è molto diverso da quello americano, che è molto diverso da quello francese o tedesco. Quindi la differenza la fa soprattutto come il mercato, il livello di maturazione di mercato locale. Mentre dal punto di vista di interlocuzione è molto simile, devo dire. Ci sono magari le procedure di scouting di una nuova tecnologia sono diverse, quello sì. Vediamo per esempio che il mondo americano è molto più parcellizzato, quindi tipicamente in mondo europeo il manager di alto livello è quello che decide, gli altri seguono. In quello americano è un po' diverso. Sono talmente assegnate le varie funzioni nel gruppo che certe volte, anche se hai convinto il numero uno, non è detto che hai portato a casa il risultato. Interessante. Vabbè, poi dopo voi nell'operatività in realtà lavorate in cloud, no? Quindi da quello che ho capito, Assolutamente. quindi ovviamente diciamo questo rende più snello poi il processo operativo. Prossimi step, cioè quando diventi una società da billions. Presto, questo è quello che ho giurato a me stesso, me lo ripeto ogni giorno davanti allo specchio per tirare avanti ed è quello che ovviamente ci auguriamo e stiamo lavorando perché augurarselo solo non serve, non basta, con gli investitori. Il mercato sta esplodendo, quindi la crescita che noi vediamo come potenziale è esponenziale. Ci stiamo attrezzando per poter essere dei protagonisti in questo mercato. È nuovo, nel senso che il 2011 è stato un bell'anno, soprattutto molto promettente in termini di crescita. Il 2012, secondo me, è l'anno della verità. Vediamo come tutte queste discussioni vengono poi messe in pratica, soprattutto dai nostri clienti. Ho capito. Voi avete già immaginato, state pianificando, siete già alla ricerca di un successivo round ancora di ulteriore espansione o è ancora prematuro parlarne? Ma se ci si pensa assolutamente per tempo e stiamo in questo momento siamo contattati da molti fondi molto grossi, proprio di livello mondiale, che ci stanno, come dire, stanno istruendo la pratica. Ci sono due momenti in cui hai bisogno di un altro round, o stai andando bene o stai andando male. Se stai andando bene, hai capito che più benzina metti, più riesci a portare come risultati Certo. e puoi soprattutto sfruttare appieno l'opportunità. Insomma, come quando nei film di corsa di macchina viene messo il propellente liquido e si fa il salto in avanti e poi nessuno ti raggiunge. L'altro invece ovviamente quando stai esaurendo i fondi e la cosa non è esplosa e hai bisogno di andare avanti. Noi speriamo di rientrare nel primo scenario e ci stiamo praticamente mettendo in condizione di essere pronti a fare un salto di qualità, che significa soprattutto imbarcare manager di livello mondiale, perché insomma non ci illudiamo che con un team anche buono si fa il salto di qualità, perché insomma poi dopo bisogna entrare in logiche diverse, bisogna farlo con personalità di altissimo livello. Proprio in questi giorni stiamo parlando con manager di livello mondiale perché stiamo cominciando a buttare le basi per fare questo auspicato salto di qualità molto rapidamente.
Quindi faccio una brevissima sintesi, diciamo, nel momento in cui tu sei una startup molto particolare, cioè, voglio dire, rispetto anche a molte altre startup che sto ascoltando in questi giorni, la maggior parte fa prodotti consumer, quindi vanno online, hanno il loro prodotto e via di seguito. Tu stai facendo una roba molto hard, nel senso che B2B, il tuo cliente tipico all'interno dell'azienda poi alla fine è l'IT, no? Cioè nel senso che poi è quello con cui tu ti interfacci. I tuoi clienti sono grandi aziende perché, insomma, per usare sistemi di social CRM, diciamo che non sono off the shelf come Get Satisfaction, evidentemente devi essere una grande azienda. Quindi, prodotto molto robusto, solido, tecnologia convincente, expertise, una storia comunque dei due fondatori importante alle spalle, insomma, che dà in qualche modo solidità, diciamo, anche all'idea, cioè l'idea non è solo. L'idea dipende, come dire, vale anche in funzione di chi ce l'ha e della storia che ha la persona, oltre alla bontà dell'idea in se stessa, evidentemente, perché poi devi poterla realizzare. Team, costruisco il team, metto a bordo dei finanziatori con, diciamo, delle cose importanti, poi ho bisogno di fare management. Questo qui è un business che è molto basato sulle persone, perché questo è il secondo passaggio che mi permette di scalare. Corretto. Di scalare ulteriormente e quindi poi di dire ok, adesso ho tutti gli ingredienti che mi servono per diventare un'azienda veramente globale. Beh, accipicchia per non dire altro alla romana, diciamo, insomma, gran bel tragitto, insomma, Gran bella sfida. gran bella sfida. Per cui io, concludendo, visto che siamo una cinquantina di minuti che chiacchieriamo, è stata una bella chiacchierata molto interessante, molto istruttiva. Io sto imparando una quantità di cose ascoltandovi che neanche se vi avevo, come dire, se avessi letto, ma neanche ce ne ho di libri sull'innovazione, ce ne ho tanti su libri sull'innovazione e su come si fa, su come teoricamente si fa l'imprenditore, insomma, non ho imparato così tanto come sto imparando in questi giorni. Allora, caro Gioacchino, io ti faccio innanzitutto un grandissimo in bocca al lupo per Cloud Engineering e spero che, come dire, avrò modo tra un anno di farti un'altra intervista in cui mi direi che stai facendo delle cose strepitose. Ci conto. E ti faccio auguri di buon Natale, visto che siamo nella settimana di Natale, di buon anno e ti ringrazio di avermi dedicato, tutto questo tempo per parlare delle cose che stai facendo. Grazie a te e saluti a tutti quelli che lo vedranno, quindi auguri, posso utilizzarti per fare degli auguri video. Va bene, Ciao, grazie Giacchino, ciao. ciao, a presto.